Ciao a tutti, sono tornata. E questa volta col regolamento del gioco. Scusate, sono conciata da far schifo, i capelli sono terribili, poi li laverò, soltanto che è 2 giorni che lavoro incessantemente su questo gioco e per fare prendere tutte le misure e tutto, e quindi faccio un po' schifo. Poi mi restauro. Partiamo subito perché mi avete fatto tante domande e voglio rispondere a tutte. Spero di ricordarmi tutto, non posso promettere niente perché sono sempre io, però ci provo. Allora, cominciamo subito. Come si partecipa? Questo l'avevo già spiegato, però lo ripeto. Si partecipa iscrivendosi al gruppo su Facebook. Metto il link nell'info box e, del gruppo. Voi entrate nel gruppo e mandate una mail a me a questo punto. Con su scritto le vostre misure di tutto. Altezza, peso, indice di massa corporeo, se riuscite a calcolarlo, se no vabbè dai, lo calcolo io. Però calcolatevelo, se siete capaci. Circonferenza del braccio, della gamba, vita e fianchi. Altra domanda che mi viene fatta, come ci si misura? Allora, potete farlo col metro o con un cordino e poi misurate le misure del cordino con un righello. A parte questo, allora il braccio, vabbè fatevi qua che ho la maglietta storta, il braccio lo misurate qua, nella parte centrale. La gamba, la coscia la misurate nella parte in cui è più grossa. La vita nel punto in cui è più stretta, i fianchi nel punto in cui sono più larghi, che generalmente sono all'altezza del sedere, per capirci. Bastano queste misure e niente, basta. Quante volte ci si deve misurare ogni quanto tempo? Ci si deve misurare ogni 2 settimane. Perché? Perché il gioco dura 2 settimane alla volta. Ci sono delle manche di 2 settimane. Io vi chiedo molto cortesemente di non disiscrivervi dal gioco nella durata delle 2 settimane. Fatelo dopo, al termine. Perché? Perché io ora divido le squadre. E faccio delle squadre da 10-12 componenti. Ora li divido equamente. Chiaramente ogni squadra avrà lo stesso numero di componenti. Se voi vi eliminate prima o smettete di giocare prima, la vostra squadra perde un componente e quindi sarà svantaggiata. Facciamo le squadre anche per questo, perché almeno all'interno della squadra bisognerebbe incitarsi a continuare a non mollare nel bel mezzo della squadra, perché molli la tua squadra e la tua squadra ha meno possibilità di vincita con un elemento in meno. Capite? Quindi vi chiedo per cortesia, ogni volta che voi mi date l'adesione alle 2 settimane successive, di mantenerla e non disiscrivervi prima. Al termine delle 2 settimane potete aver perso niente, potete aver preso chili, chi se ne frega, nel senso, io non vi giudico, nessuno vi giudica. Cioè io non posso giudicare nessuno, sinceramente, e non sono dell'opinione che nessuno possa farlo. Quindi non vi vergognate, anche a me è capitato, se avete visto i miei aggiornamenti peso passati, di non perdere peso delle volte. Non fa niente. Quindi non vi preoccupate, l'importante è che non mollate la squadra perché se no sono svantaggiati perché hanno un elemento in meno. Come si vince? Cioè qual è la squadra vincente? La squadra vincente è quella che... ci sono 2 squadre vincenti. Quella che ha perso nel totale dei suoi componenti maggior chili, cioè tipo se tutti i componenti di una squadra da 10 perdono 2 chili, la squadra ha perso 20 chili. Quindi si sommano i risultati dei componenti. Quindi la squadra vincente è quella che ha perso nel totale più chili e ha perso nel totale più centimetri. È chiaro, no? Quindi si sommano i centimetri persi da ognuno e la squadra ha il totale dei centimetri persi. Quindi queste 2 squadre vincono. Vince la persona, a prescindere dalle squadre, la persona che ha perso più chili e la persona che ha perso più centimetri. Quindi ci sono 4 vincitori ogni 2 settimane. Il premio è più che altro un titolo, cioè nel senso non vi arriverà niente a casa, ve l'avevo già detto. Alla fine il premio per noi è dimagrire e proprio per questo vi chiedo di essere un po' elastici. So che è più facile dimagrire se si hanno da perdere 30 kg piuttosto che 4. Lo so benissimo, lo sappiamo tutte. Però sarebbe difficile calcolare anche queste varianti per me, capite? Dovrei fare delle equazioni molto più difficili anche sul modulo d'Excel e perderei un sacco di tempo, quindi io penso che probabilmente vincerà il titolo, cioè vincerà la ragazza che avrà più chili da perdere, perché ne perde anche più velocemente di solito, però va bene così, almeno per me va bene così, vi chiedo di essere elastici e di non soffermarmi su queste cose, perché alla fine l'importante non è vincere, l'importante è partecipare in questo senso, perché se partecipi fai la dieta, se fai la dieta in linea teorica dimagrisci, quindi boh, secondo me l'importante è questo, io non lo faccio per vincere, anzi non lo faccio per vincere, vabbè. Detto questo, che faccio? Quindi come si dice, ve l'ho detto, il capo squadra. Allora, dipende da quante persone parteciperanno, ancora non ho il numero fisso perché alcune di voi non mi hanno ancora mandato le misure, o tutte,
fra l'altro ieri ho fatto anche un disastro e tipo 10 persone, di 10 persone ho perso io le misure, quindi gli ho dovuto mandare una mail, è stato imbarazzantissimo. Sono un disastro, io non so come ho fatto. Comunque, sto aspettando ancora 5 o 6 risposte, per questo non ho ancora pubblicato le squadre, ma lo farò presto, entro domani direi, che è domenica. E entro domenica, quindi, entro domenica pubblico le squadre, saranno più o meno 10-12 squadre, non credo di più. Avranno all'interno 10 componenti, una cosa così. E niente, all'interno di ogni squadra vi chiederei di leggere un caposquadra. Il caposquadra che funzione ha? Allora, incita, come tutti gli altri componenti, il resto della squadra, quello sì. Però, soprattutto, ed è quello che ci interessa, al termine delle 2 settimane raccoglie i dati delle sue compagne. Alla fine sono i suoi e altri 9 dati. Non è difficile. Perché questo? Perché io sono da sola, cioè siamo io e Elena, essenzialmente, che mi dà una mano enorme in questa cosa. Però non posso in un weekend pretendere di mandare 100 mail e avere 100 risposte, capito? È molto complicato così. Se io avessi 10 persone di riferimento, una per squadra, e loro mi mandassero i dati in messaggio privato, come preferite, preferisco il messaggio privato, mi dessero i dati di tutte quante, per me sarebbe molto più facile inserirli nella tabella e determinare il vincitore in tempo breve, se no quel weekend dovrei stare tutto il tempo lì a perseguitarvi per avere tutti i dati e non sarebbe il caso. Quindi il caposquadra per ogni squadra è, diciamo, necessario. Se non trovate un caposquadra lo farò io per 2 squadre, o Elena per 2 squadre o qualcun'altra, però se lo trovate è meglio, io vi prego di collaborare. E basta, il caposquadra ogni 2 settimane, cioè quando si ricomincia il gioco, mi comunicherà i dati. Ci sarà l'elezione di un premio speciale per la ragazza più sportiva, quindi se siete molto sportive scrivetevi degli allenamenti. Fra l'altro un personal trainer mi ha contattata e mi ha chiesto se mi interessa che lui per ogni indice di massa corporea, cioè per ogni gruppo, prepari degli esercizi che potete effettuare 3 volte alla settimana per inserire appunto dell'attività sportiva all'interno della vostra dieta. E io gli ho detto di sì, cioè sinceramente mi sembrava una cosa carina, poi non ci costa niente, nel senso la palestra costa, questo qui è gratis, quindi ora vedremo di organizzare questa collaborazione con questo ragazzo, comunque questa cosa ve la inserirò in un titolo, in un video successivo, non c'è fretta di farlo ora, anche perché non posso, perché ho altro da fare, cioè scrivermi tutti i dati vostri, dividere le squadre. Il cartellone, ho fatto un cartellone, chiaramente l'ho fatto prima di aver sbagliato tutti i dati ieri, quindi questo cartellone sarà da rifare, però ne farò uno uguale e vi faccio vedere quello che è venuto fuori ieri. Io penso che lo vediate sul letto di mia sorella, quello con le meline, mettiti a fuoco, aspettate che mi tolgo, eccolo lì, vedete, ogni mela ha all'interno i componenti del gruppo. E sotto ogni mela io mi scriverò i vostri risultati così da poterli comparare. Poi farò, se riusciremo, se andrà avanti questo progetto, farò delle pagelline, insomma. E per la ragazza che perderà nel complesso di tutte le settimane in cui parteciperà più chili di tutte, quindi non solo delle 2 settimane ma di tutto, in generale, di tutto il gioco, che durerà quanto vogliamo, cioè se ci stanchiamo diciamo basta, però io lo farei durare fino a quando tutte quante non perdono peso, essenzialmente. Per questa ragazza che perderà più chili di tutti ci sarà un premio vero, cioè lo comprerò io e glielo spedirò. Ora non mi sono ancora preoccupata di deciderlo, prima dovrò trovare i soldi, ma vabbè. E comunque gli spedirò un premio vero, per la forza di volontà che ha avuto e la costanza. E quella che perderà più peso e quella che perderà più centimetri e quella che farà la dieta per più settimane, quindi 3 premi mi toccherà comprare, ma lo faccio volentieri. E basta, è solo un gioco ragazzi, io per ora metterei queste regole che mi sembrano molto basic, cioè nel senso sono facili, ce la facciamo velocemente a fare questi calcoli. Vi chiedo la vostra collaborazione, sono entusiasta perché siamo tantissime. Molti si lamentavano per quello, ma secondo me è una buona cosa, più si è, meglio è. Questa è la mia teoria, sono contentissima che vi siate uniti, ringrazio Alice e, perché ci ha dato una gran mano, grazie mille, e non era necessario, cioè nel senso non dovevi, nel senso sono contenta, ma ecco, vabbè, mi sono incastrata e basta. Vi saluto tutte quante, buona dieta a tutte e pubblicherò questo video sia su YouTube che su Facebook, così dovreste vederlo tutte, e entro domenica pubblicherò, se tutte mi rispondete,
per favore rispondetemi ai messaggi privati, controllate i messaggi privati, magari ve ne ho mandati. Comunque, entro domenica, quando avrò le squadre pronte, pubblicherò solo su Facebook le squadre, perché su YouTube non mi pare il caso, perché c'è peso, altezza di tutte, nome e cognome, quindi non è proprio il caso. Pubblicherò la tabella con la divisione di squadre. E basta. Ah, se volete dare un nome alla vostra squadra, ben venga. Che ne so, squadra delle mele, squadra delle pere, non so. Così io nel tabellone stampo le diverse immaginette di frutti. Non lo so, boh, se volete fare squadra della torta, stampo una torta. Però, ciao!